Presentazione Asus, quello che interessa fondamentalmente a noi è questo Vivo Tab RT, quindi Windows 8 RT, versione che gira sui processori ARM. Il processore che monta questo nuovo tablet è il Tegra 3 Quad Core, 2 GB di RAM, 60 GB di memoria integrata. In Italia arriverà in due versioni, la versione Wi-Fi e la versione 3G, molto molto leggero da tenere in mano, dietro ha una fotocamera da 8 megapixel, sono i 263 mm per 171 per solo 8,9 mm di spessore, 525 grammi, veramente leggero. Purtroppo sto girando e ho solamente una mano per maneggiarlo, nonostante questo vi devo dire che è veramente veramente maneggevole. Fotocamera anteriore da 2 megapixel, gira video a 1080p, 599 euro per la versione Wi-Fi, 699 per la versione 3G. In dotazione ci sarà anche la docking che contiene una seconda batteria e la tastiera, ma concentriamoci su Windows 8 RT. Abbiamo già avuto modo di vederlo in qualche altra occasione, se non sbaglio eravamo da Samsung. Fluidità veramente massima, Microsoft intelligentemente inserisce in tutti i suoi tablet Office 2013 di serie, eccoli qua, c'è la suite Office completa. Se slittiamo da sinistra a destra e torniamo indietro, ci viene proposto il menu con tutte le varie finestre aperte. Se invece noi spostiamo e teniamo l'applicazione per qualche istante su un lato del display, lavoriamo in doppia applicazione e come vedete possiamo spostare e ridimensionare una rispetto all'altra. Qua il browser funziona veramente molto bene, il display è un display HD, quindi 1080x720 pixel con vetro Corning Fit, quindi diciamo il più resistente della famiglia Corning. Sono andato un po' troppo indietro, non appena consentiamo il pop-up, niente, rimettiamo, si è un pochino rallentato, fare le preview con una mano è davvero difficoltoso, ok, sono riuscito a digitare l'indirizzo. È molto lenta la rete qua perché ci sono tante persone che la stanno utilizzando. Dal basso verso l'alto possiamo andare a visualizzare le varie schede aperte per quanto riguarda il browser. Se torniamo alla home, nella pagina start, e facciamo così, possiamo andare alla pagina con tutte le applicazioni. Queste sono tutte le applicazioni che saranno preinstallate in questo tablet, tablet che ci ha convinto e ci piace soprattutto per quanto riguarda dimensioni, materiali, design e velocità di Windows 8 RT. Davvero un bel sistema operativo così a prima vista, poi ovviamente dovremo provarlo con calma nell'uso quotidiano. Per telefono.net, Andrea Galeazzi.